14 febbraio 2014, anche quest'anno la città di Brescia è pronta ad accogliere la famosissima fiera di San Faustino e Giovita. Ma noi amici di Notturno Bresciano vogliamo chiederci, andare a scoprire i luoghi che hanno toccato i famosi santi martiri della Chiesa Cattolica e un po' per riscoprire la loro storia, per comprendere come hanno vissuto e quali sono stati i loro eventi miracolosi. Che dire, la fiera si sta avvicinando, le bancarelle sono ormai pronte, andiamo a vedere insieme la loro storia. Siamo in compagnia di Don Armando Nolli, parroco della chiesa di San Faustino in città, con lui per farci spiegare in breve la storia di San Faustino e Giovita, i nostri patroni appunto della città. E dobbiamo tornare indietro qualche secolo, e precisamente nel secondo secolo, ai tempi dell'imperatore Adriano, quindi nei primi 50 anni del secondo secolo, 130-135. Sono due giovani, Brescia non era una realtà cristiana, siamo agli inizi del cristianesimo e quindi siamo di fronte ai primi che si convertono e che creano un disagio enorme nelle famiglie, specialmente di un certo tenore, cioè la loro conversione diventa uno scandalo, per cui amici di famiglia e quant'altri fanno in modo che questi due giovani abbiano ad abiurare, cioè che rispettino l'imperatore e rispettino le tradizioni, perché sarebbe stata una cosa fuori misura, anche altri giovani forse avrebbero seguito il loro esempio. E allora i santi Faustino e Giovita hanno gli ultimi momenti della loro storia molto complicati, nel senso che dove sapevano poteva arrivare l'imperatore, oppure dove c'era possibilità di farli recedere dal loro intento, si davano da fare per portarli. Per cui qui nella chiesa noi abbiamo dei quadri che rappresentano meglio delle località dove sono stati portati, prima cioè a Milano, poi a Roma, poi a Napoli, anche perché poi finalmente, siccome non c'era da fare, li anneghiamo. Oppure li diamo in pasto alle bestie, va bene? Cosa che non riuscì né a Napoli né a Roma, per cui tornarono a Brescia. Alla fine, se li chiamiamo martiri, hanno dovuto morire. Dov'è che sono morti? Sono morti qui a Brescia, più o meno nei luoghi cosiddetti oggi di Porta Cremona, e precisamente dove c'è attualmente la chiesa di Sant'Angela Merici, la vecchia chiesa di Sant'Afra. Lì sono morti, sono stati seppelliti. In seguito i monaci benedettini hanno fatto in modo di costruire una chiesa attraverso il vescovo di Brescia, Ramperto, e collocarli in questo ambiente, che non era proprio così, perché siamo negli anni 1000, quando i monaci vennero a Brescia, si fermarono, crearono il monastero. No. E questa è la quarta chiesa, 1438. Sul colle del castello, sul colle Cinneo, a un certo punto agli aggressori che assediavano la città e che non riuscivano ad entrare, apparvero, secondo la tradizione, in un nimbo di luce questi due santi con le spade sguainate. Quelli si sono spaventati e si sono ritirati.
chiesa di San Faustino in Riposo, quella di Santa Rita, quindi in centro città, che è una delle più piccole chiese della nostra città, le spoglie nel momento in cui furono traslate dal cimitero originale alla chiesa questa di San Faustino, avvenne un miracolo, quindi trasudarono sangue. Sì, questa è la tradizione. Erano sepolti nel cimitero di San Latino, cioè lì a Sant'Angelo Merici. Quando c'è stata la traslazione, il carro si fermò per riposare e a un certo punto videro del sangue che colava dagli scheletri. Le spoglie si trovano qui nella chiesa di San Faustino, San Faustino Maggiore, sull'altare maggiore ci sono le spoglie e qui accanto invece c'è il reliquiario dove... C'è un reliquiario che contiene i due femori di Faustino e Giovita e che noi portiamo in processione attualmente ogni 5 anni e che viene esposto, questo reliquiario, al centro della chiesa il giorno dei santi patroni. Ed eccoci qui nell'ultimo luogo di San Faustino e Giovita, dove appunto apparvero per salvare la nostra città di Brescia. Oggi quindi abbiamo riscoperto, grazie anche a Don Armando Nolli, la storia dei Santi Martiri, ma abbiamo scoperto una parte della nostra città, che alle volte è messa in secondo piano, ma che in realtà ha dei beni culturali molto importanti. Che dire, buon San Faustino e Giovita a tutti!